Ciao, sono Kiko di B00. In questo episodio di Java in 2 minuti vi spiegherò molto brevemente cosa sono e come utilizzare gli oggetti in Java. Nei prossimi episodi approfondirò più nel dettaglio alcune caratteristiche particolari. Un oggetto in Java è come un oggetto nella vita reale, è un qualcosa che può avere delle proprietà. Per esempio potremmo avere un oggetto chiamato palla, esso avrà appunto delle proprietà, per esempio il tipo, il peso e il diametro. Questi ultimi in Java si chiamano attributi. Supponiamo di voler creare un oggetto con le proprietà definite in precedenza. Quindi innanzitutto è essenziale sapere che ad ogni oggetto corrisponde una classe con lo stesso nome dell'oggetto in questione. Quindi iniziamo dichiarando la classe palla scrivendo public class palla, in seguito scriviamo gli attributi, quindi private string tipo, private double peso, private double diametro. Il private lo vedremo nel prossimo episodio. Quando viene creato un oggetto, viene creato un costruttore, che è paragonabile alla confezione della palla. Ne deve essere presente almeno uno, ma più sono accettati, l'importante è che abbiano dei parametri diversi. Per fare un esempio ne creeremo due, uno senza parametri che allocherà tutte le variabili ad un valore 0 o nullo e uno con parametri che passerà all'oggetto direttamente tutti quanti i vari parametri. Quindi per il primo caso scriviamo public palla tipo uguale aperte virgolette chiuse virgolette, peso uguale 0.0, diametro uguale 0.0 e per il secondo caso scriveremo public palla aperta parentesi string tipo virgola double peso virgola double diametro chiusa parentesi tis.tipo uguale tipo, tis.peso uguale peso, tis.diametro uguale diametro. Intanto bisogna notare che a differenza dei metodi, il costruttore non restituisce nessun tipo di dato e deve essere pubblico. E siccome nel mio caso il nome di un parametro coincide con il nome di un attributo, per differenziare fra i due si usa il termine this. Quindi nel primo esempio, scrivendo this.tipo uguale a tipo, mettiamo nell'attributo tipo il valore del parametro tipo. Infine i metodi vengono utilizzati per alterare gli attributi di un oggetto. Per esempio un metodo con scritto public void cambia tipo servirà per cambiare il tipo di palla. Esso però non restituirà niente perché è void. Parlerò di diversi tipi di metodi nei prossimi episodi. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.